Sono nato il 31 maggio 1923 a Flamignano, provincia Rieti, e fin da bambino ho cominciato a parare le pecore. Ho cominciato. Sono andato sotto l'arme a 19 anni, ho fatto la guerra per poco tempo in Grecia contro i partigiani. Poi sono stato prigioniero in Germania circa 2 anni, dal 73 al 75, dal 43 al 45, e dopo ritornato ho ripreso il mestiere di pastore. E facevo la transumanza da Flamignano, Roma, Fiamignano Cisterna, Fiamignano Pomezia, ogni anno si cambiava, affinché sono venuto qui a Collelungo In che anno sei venuto in questa zona? nel 73, il mese di febbraio. Facevo il venditore ambulante, formaggi e sottoprodotti, produzione propria. C'avevo un'azienda di 2000 pecore, la transumavo e facevo il formaggio e ricotta e lo vendevo ai negozi e a privati in giro, con l'aiuto dei figli sempre, perché da solo non potevo fare niente. Stati loro che si sono dedicati al mestiere. Beh, ho lavorato tanto, no, come fatica, il sacrificio. E poi in Germania ho lavorato a uno stabilimento di traverse di ferrovia per 3 mesi. Dopo ho lavorato a fare un traccio di ferrovia nuova altri 3 mesi. E dopo ho lavorato in ferrovia a ribattere la breccia sotto alle traverse altri 5-6 mesi, e dopo sono venuti gli americani e è stata la liberazione. Siamo restati in altri 3-4 mesi fino a che, aspettando il rimpatrio, mi sono sposato nel 54, nel 54, il 29 agosto. La gente qui alla zona tutta buona. Non sono persone cattive. Insomma, poi sono stati un po' che non potevano vedere gli intrusi come voi che venivate qui, dice che rovinavate tutto, invece avete accomodato la zona. Qui tu se vai al bar non senti di parlare altro che di caccia, boschi. Mentre io non ero abituato a queste cose. Per me parlare di pecore, di vacche, di cavalli era la cosa che mi hanno dato da vivere, mi hanno dato da vivere, e invece qui sport, s'ammazzano per lo sport, tanti, come succede agli stadi. Ci fanno pure a cazzotti, ci fanno. Io quando ero giovane pensavo che la vita era in quel pezzo. Quando che si sentiva un organetto di suonare, sembrava che si correva a piedi, massimo in bicicletta, si facevano 15 km magari a piedi per andare a questa festicciola da ballo, una festa, per esempio da qui, se uno stava qui, la festa Baschi. E a piedi ci si andava, mica le accusciatoie. Noi avevamo la montagna, ci volevano 2 ore di cammino per riscegliere. La sera, dopo fatto il lavoro, si partiva, si andava al paese quando c'era la festa. Perché oggi sono tutti meno freghisti. Ognuno non c'ha bisogno dell'altro, c'è meno. Sono meno socievoli, meno socievoli.
non posso lamentarmi. Sono venuto da zero e ho salito i 2 gradini, non, perché io stavo proprio per terra. E adesso mi sono un po' sollevato. A casa eravamo 9 persone, avevamo una camera, 2 camere e una cucina, e tutti lì, tutto lì. E mi ricordo i pidocchi. Pure io l'ho tenuto i pidocchi, No. Perché la pulizia non era abbastanza come oggi, che ci stanno tutti i disinfettanti, tutti. Allora, se venivano i pidocchi dovevi chiapparli e ammazzarli. Mica c'era il DDT che li facevi sparire. Tu vuoi chiedere qualcosa? No. Voi direte che eravamo stupidi, ma non è vero che eravamo stupidi. Era lì. L'ambiente era quello. Era. La famiglia c'aveva bisogno. Eravamo 5 figli, con 50 pecore e qualche ora che si andava a lavorare con qualcuno, si doveva vivere. Dove chiappi, che pigli? Ti tocca fare il sacrificio, magari andare a Carosale Pecore. Io sono stato per 15 anni a Carosale Pecore dell'altri, mica le mie. La primavera, 2 mesi, andai in giro per guadagnare quelle 20.000 lire, che erano tante 20.000 lire. Non saprei. Un consiglio. Non saprei. Il consiglio sempre di mantenere l'agricoltura. Di mantenere l'agricoltura, perché con l'agricoltura si vive. Si guadagna poco, la cosa, ma però tutto dalla terra viene. Noi se non abbiamo da mangiare dalla terra, non lo potete, perché facciamo la chimica. Si può fare la plastica, si può fare il ferro, si può fare tutto, ma però il da mangiare, sempre per inteso di dire che si viveva di pasticche. Adesso nel 2000 dice che riuscivano a fare una pasticca, che pigliava una persona, pigliava una pasticca, stava bene, non doveva mangiare. Ma se uno vuol mangiare, si deve rivolgere all'agricoltura.